Eccoci qua ragazze, buongiorno, benvenute nel miscelso, benvenute nel miscelso. Allora, cicchino insieme e poi si chiacchiera un pochino così, di più e di meno, ragazze. Allora, ho fatto questo trucchettino perché una ragazza che mi segue sia su Facebook che su YouTube mi ha chiesto un trucco per la laurea di una sua amica, immagino, non so, della sua sorella, di una sua amica. E a me piaceva, ecco, un trucchettino, riproporre un trucchettino elegante, però allo stesso tempo facile, di facile realizzazione, come del resto sono tutti i miei trucchi facili da realizzare, perché lo sapete, io non sono una make-up artist, ora vi so venuta a noia fino alla nausea, però ve lo voglio ripetere perché molte persone mi scrivono anche messaggi privati: ma te ti credi di essere una make-up artist che dai tutti i consigli? No, io non sono una make-up artist. Ho studiato nel centro estetico di Firenze, in una scuola, ho fatto solo 3 anni, che poi dopo sono restata incinta, per cui mi sono sposata, mi sono dovuta sposare, per quindi le nozioni base, ecco, che avevano un tempo sul make-up, ora sono totalmente cambiate, quindi per quello che mi ricordo e quello che faccio è la passione che ci metto. E quindi questa ragazza appunto mi ha chiesto questa dimostrazione, dice fammi qualche cosina per una laurea, e io ho deciso di ricreare questo trucchettino un pochino semplice, diciamo così, sui toni del giallo, che ora in estate è bellino, e del nero per dare un pochino più eleganza, l'abbronzatura come tutte. Io ora ho messo questo vestitino che è di Bonprix, che è insomma un semplice vestitino nero, però ecco, io non so lei come sarà vestita, e comunque vabbè, io mi piace, ecco, aiutare così, aiutarvi a scegliere un trucchettino particolare, qualche consiglino che volete, ve lo do volentieri, ecco, se vi piace il mio stile. Io ho messo questo vestitino, ora ve lo faccio vedere più da vicino, non so se qui è un pochino limitato, comunque l'avete rivisto anche altre volte, ora non so se ho qualche foto così. Allora, questo vestitino è fatto così, cioè questo, vabbè, il sotto è normale con le bretelline qui, e sopra è fatto con questa stoffa tipo, non so che stoffa è, un pochino più dura del normale. Sotto è fatto così, c'ha la gonnellina, e sopra l'è fatto con questo bolerino, ecco, così, diciamo così. E a me piace molto, mi sa anche elegante, insomma, anche se non è niente di particolare, perché è un vestitino di Bonprix, quindi il costo è relativo, ecco. E in più ho messo questa collanina con tutti questi brillantini, fondi di bicchiere, dici mio marito, vabbè, tanto è uguale, a me fa ridere. E via. Ecco, il trucco è molto semplice, come avete visto, come vedrete, ecco, nel tutorial è molto semplice, lo potete realizzare con qualsiasi palette, con qualsiasi trucco che avete a disposizione, giallo, nero e marrone, un pochino di bianco qua su per dare un po' di luminosità, e già l'ho fatto, ecco. Le labbra l'ho preferite tenere, ho preferito tenerle nude perché c'è, cioè, già il trucco è già bello pesantino di suo, e quindi basta poco per essere carine ed eleganti, secondo me, veramente, basta poco, basta poco. Allora ragazzi, altra cosa che volevo dirvi, che mi sta molto a cuore, ho visto che ci sono delle persone che mi hanno anche bloccato per questo. Allora, io ho 2 pagine su Facebook, come molte persone che hanno un canale YouTube. Me la prendo sempre per queste cose, però, cioè, non voglio fare sempre polemiche, mannaggia, però mi viene un nervoso perché, ma porca miseria, ma posso decidere io della mia vita? Ma possibile? Allora, io ho un profilo privato su Facebook che mi chiamo Beth Pollini, tra parentesi strega, e poi ho la pagina della strega. Giusto? Fin qui ci siamo, ragazze. Ora, io dico questo una volta per tutte, poi dopo non voglio fare sempre polemiche. Se a buon intenditor, poche parole. Allora, io ho
Avevo più di 1.000 rotti amici, 1.500 amici su Facebook, una noterba di cose nella home page. Era tutto un nascondipost, un abbandono, cioè un coso degli animali, tutte queste cose, tutte mezze straziate, figlioli, e qui è Cristo e la Madonna. Non è una bestemmia. Visto nascondi post, ho detto, dico, ma io con tutti questi cavolo di amici che ho, ma con chi in fin dei conti poi vado a fare conversazione, vado a scrivere messaggi così, con quelle poche persone? Allora dico, perché devo tenermi tutte queste persone che possono seguirmi benissimo se non interagiscono con me sulla pagina della strega? Mi seguono benissimo lì. Questo è un profilo privato e io li tolgo. Oh, l'avessi mai fatto, è successo il finimondo. Ah, mi ha tolto l'amicizia. Ma ascolta, io non so nemmeno chi sei. Cioè, io vedo delle persone, se guardo tra i miei amici, vedo le persone che dico, ma questo. Oh? Certo, sì. Scusate, siamo in casa, tanto siamo tra di noi, c'è confidenza, il computer gli ha chiesto l'aggiornamento, lo posso fare? Fallo, fallo l'aggiornamento, perché è giusto che facciano anche gli aggiornamenti. Allora, dicevo, io guardando tra la mia lista amici, ho visto che c'era tante persone che io, cioè, non sapevo nemmeno da avere tra gli amici, perché non ci cosiamo mai, non ci scambiamo mai messaggini, mai un commento, mai un qualsiasi cosa, ecco, così. Quindi è inutile che io vi tengo tra le amicizie, e poi dopo mi bloccate se io vi tolgo l'amicizia. Ma cioè, interagiamo se state in contatto con me, capito? Cioè, voglio dire, io per me è difficile passare nelle pagine di tutti a lasciare un commentino, però se mi commentate mi fa piacere, ecco, mettermi lì a ciabare con voi, ecco, di così. E porca miseria, ma ragazze, inutile che vi offendete. Se mi volete seguire, seguitemi sulla pagina della strega, lì, cioè, è aperta a tutti, quello lì è pubblico, il mio è privato di profilo, perché io ho i miei parenti, ho le mie foto delle mie mimmine, delle mie nipoti, di tutte le mie cose. Quindi non chiedetemi l'amicizia se poi dopo non volete interagire, cioè, voglio dire, che ci fo io? Capito? L'amicizia di una persona che per averci il nome, per averci il numero, il gran numero d'amici, non ci fa nulla un gran numero d'amici, sono solo delle fotine messe lì e mi riempiono la home page della dashboard, com'è che si chiama, di cose che, cioè, dei cani abbandonati di qui e di là. Si sa che d'estate ci sono questi bastardi che abbandonano gli animali, proprio bastardi. Gli hanno abbandonata la mia mamma una gattina lì che è una meraviglia, lì, porina, la mia mamma non la può tenere, però gli tocca tenerla per forza, perché mica la può buttare fuori. Sti bastardi gliel'hanno buttata lì perché c'ha il giardino, è una gattina di 2 mesi. Ma ditemi voi, ma prima di prendere un animalino, pensateci, se avete un gattino in casa, sterilizzatelo se non volete che vi faccia gattini e poi dopo le dovete dare a destra a manca e non ve li prende nessuno. Ragazzi, ma via. Non si fanno queste cose, si sa tutti che d'estate ci sono bastardi che d'inverno si annoiano, non sanno che fare e prendono gli animalini. Io sono l'unica cogliona, io penso, sulla faccia della terra, e ho 3 gatti in casa, non c'ho un lavoro né io né mio marito, eppure li tiro avanti, ecco. Magari mi tolgo un pezzo di pane per me per comprare qualche cosina a gattini, capito? Non, si sa che è così d'estate, è inutile che si mettono link su Facebook, ma poi certe cose, ma mamma mia. Lasciamo perdere, ragazze, tanto si sa tutti che sono cose tragiche lì su Facebook, il mimmino che è così, e quello che ha fatto così, e il gatto schicacciato, cioè si sa tutti che d'estate succedono durante l'anno, però d'estate chissà perché ti viene in mente che devi abbandonare, cioè che devi postare il link del cane abbandonato, ma via. Succedono sempre, perché chi è che non ama gli animali fa anche queste di cose. Quindi voglio dire, ragazze, non ve la prendete se vi ho tolto l'amicizia sul mio profilo, cioè tanto non si interagisce. Se volete scrivermi, mi scrivete sulla pagina della strega, sempre io sono sempre lì ai computer quando c'ho da fare nulla e vi rispondo lì, capito? Non ve la prendete, insomma, che fa male prendersela con questo caldo, tope. Dai, su.
Va bene ragazze, io ho detto tutto, sono sempre polemica, lo sapete. Vi mando un bacione grosso, grosso e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle. Allora, cremina contorno occhio, mamma che brutta che sono. Ma tanto come dico io, c'è sempre, c'è confidenza, siamo tra di noi, per cui lo sapete come sono senza trucco. Col trucco sono un pochino più accettabile, senza, oddio, mamma mia che paura. Allora, ho messo la cremina contorno occhi, questa è di Clinique, me l'ha mandata una ragazza che mi seguiva sul tubo e su Facebook. Poi è successo delle cose lì su Cartopazze, è successo un po' di casino che... Cioè, avevo messo delle foto senza specificare il link, e la foto non era mia, è successo il finimondo perché dovevo dire che la foto non era mia. Però io ho visto anche altre ragazze che hanno messo delle foto senza specificare, sono sue cose prese da internet. Insomma, è successo il finimondo. Come nei disegni, io ho sempre detto che copio i disegni su internet. Sono una semplice se sono di Tizio e Caio o di Sempronio, ecco. Io li copio perché mi piace riprodurli nella mia agenda, non è che io li vendo questi disegni perché sono, cioè, sono coperti da copyright. Io le ricopio e poi li coloro a modo mio. Ma hanno fatto un cazziatone, e te sei una copiona qui e là, Dio santo, ragazzi. Ma boh, vabbè. Comunque, togliamo tutto questo discorso che non c'entra nulla con il make up. Allora vado a usare questa crema, questa BB Lumiere della L'Oreal, questa qua, che vabbè, non mi trovo male male, ecco, diciamo che è una cremina base, è un pochino più scura rispetto a un fondotinta, e preferisco usare questa con una spugnettina bagnata per dare quell'effetto un pochino più naturale alla pelle, ecco. Perché in estate mette tanti fondotinta, è più bella la pelle, mettendo fondotinta, ok, però cioè, si suda, capite? Quindi preferisco, ecco, mettere una cosina un pochino più leggera e che non copra tanto, tanto voglio dire, se c'è un pochino di lentiggini o di macchioline, sono belline le lentiggini, danno simpatia alla faccia. E poi voglio dire, le tracce è inutile che si fa l'incarnato perfetto, oppure che si voglia coprire i bollicini, o roba varia. Se ci sono, ci sono, ragazzi. Poi specialmente, ecco, quando siamo vicini al ciglio, noi donne le è così. Questa villa è un pochino più scuretta per quando uno è un pochino più abbronzato, ecco. Questa è Clair Fair, la variante, vedete? Non so se... Allora, come cipria vado a prendere questa qua oddio, di Hollister. Questa è una cipria opacizzante. Vabbè, questo è un campioncino che mi hanno dato, il numero 5, questo qua, e lo vado a mettere così, picchiettandolo sul viso. Interesse davvero carine, eh. Allora, con questa cipria di questo bronzer di coso della Debbie, questa c'ho sempre io con i buchi enormi, ma tanto voglio dire, è inutile starla a comprare tante di cose. Prima si finisce quelli che uno c'ha, anche perché poi non so se potrò ricomprarmeli con questi chiardiluna. Sì, uno è anche un pochino più presentabile, ecco, diciamo così. E ora andiamo a sistemarci le sopracciglia. Allora, vediamo se trovo la... Ecco, prendo questa matitina di Neve Cosmetics e gli do una pettinata all'inizio a questi sopraccigliini. C'ho proprio quattro peletti incrociati, e poi inizio a farlo. Allora, vado a mettere un po' di primer, questo è di Too Faced. Lo metto appena appena così, vedete? Così, e lo metto così picchiettandolo.
Giusto perché a me mi lacrimano tanto gli occhi, ora non so se c'è questi tigli e fioriscono, che cazzarola succede, mamma mia, c'ho questa congiuntivite, bovanti a colliri, ma non fanno un cavolo le lacrime, quindi passo più tempo magari struccata che quello truccata, mi metto un po' di matita waterproof e via, però stamani c'avevo voglia di stare un po' in ombra e quindi ho detto massimi, sì, mi trucco e buonanotte sonatorio. Se poi dopo mi lacrimano farò il pagliaccio, che vuol dire? Allora vado a prendere questa palettina nude della MUA che si chiama Undressed, c'ha questi colorini qua, ora non so se, ecco. Vado a prendere un color caramello, un color marroncino così per la piega dell'occhio, che è questo colorino qua, proprio, vedete, leggero leggero. E lo vado a passare proprio nella pieghina dell'occhio. Così, molto leggera. Allora, poi vado a prendere un ombretto nero, qualsiasi ombrettino nero, insomma, ecco. E lo vado a passare qua in fondo, così. Allora, vado a prendermi un pennellino da sfumatura, questo è di Kiko, e sfumo il tutto. Adesso vado a prendere dalla palette questa qua della Mulac, vado a prendere Joy, che è questo bel giallo intenso, vedete? Così. E lo vado a passare su tutta la palpebra mobile. Allora vado a prendere questo della Kiko, questo qui è il numero 169, e lo passo sotto l'arcata sopraccigliare così. Vado a prendere la mia solita matita nera. E mascara, uso questo di Astra. Questo allora, vado a fare un po' di come si dice, vado a illuminare un pochino il viso. Allora, uso la perfettina, questa qua, per definire i contorni delle labbra che vado a tenere nude perché. Mettere un po' di questo balsamo sempre di Neve Cosmetics. Questa è di Piazza Navona, è molto nature. D'accordo, ragazzi. Allora, il trucco è finito. Io spero di avervi tenuto compagnia e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle!